Non c'è cosa più salutare per l'uomo, dipendere dalla parola di Dio. E qui possiamo vedere che Paolo dipendeva dalla parola di Dio, dipendeva da quello che Dio diceva. E se la prima volta gli ha detto lo Spirito Santo: no Paolo, tu qua non devi venire, lui dipendeva da quella parola. E quando andò più avanti, perché tante volte la guida di Dio non è sempre continua, a volte è progressiva, mano a mano, giorno per giorno. E noi pensiamo che Dio debba sempre dire tutto subito, ma Dio non è così, Dio non opera così. Dio opera giorno per giorno, ci guida ogni giorno, e ogni giorno ci fa sentire delle cose, e ogni giorno il Signore ci mostra la strada. Ma soprattutto quello che rimane stabile per la nostra guida è la parola del Signore, la parola di Dio. E Paolo dipendeva da Dio, dalla sua parola. Non si è mai sognato di fare dei viaggi missionari. Paolo non è che sta facendo il missionario perché lui aveva deciso e pensato e sentito di fare il missionario. Lui aveva dato solo disponibilità al Signore. Che devo fare, Signore? Dimmi tu cosa devo fare. E lui dipendeva dalla voce del Signore. E infatti un giorno, mentre celebravano il culto, mentre c'era anche la cena del Signore, stavano digiunando, e lì che stavano adorando il Signore, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Paolo. E insieme a lui c'era anche un altro collaboratore, dice la scrittura, Barnaba. E lo Spirito di Dio che l'aveva chiamato, era quella voce, e lui seguiva quella voce. Signore, aiutaci a seguire la tua voce, la voce dello Spirito Santo che viene attraverso la sua parola. Questa è la guida perfetta. Amen, fratelli, amati nel Signore. La guida perfetta non è tutto ciò che stiamo sentendo e vedendo. C'è una grande confusione oggi. Mi ascoltate? File che arrivano da destra a sinistra, video e altre cose, di guide, di altre cose. Cauti. Io devo sentire personalmente attraverso la parola di Dio quello che Lui vuole da me. Non fatevi e non facciamoci trasportare da ogni vento di dottrine, di favole e di chi pensa di essere chi lo sa che cosa. Ascolta questa, ascolta quest'altra. Io ascolto la parola di Dio, la parola ferma, stabile nei secoli. E se Dio ha scelto di scriverla, è proprio per questo motivo. Se Dio ha parlato al cuore di quella sorella, ha parlato a lei. Stamattina spero che il Signore possa parlare con questa parola a tutti noi.